Ciao, benvenuto sul nostro canale di supporto. Se si verifica un errore di memoria RAM sul tuo notebook, ti riportiamo alcune diagnostiche e test per risalire al problema. I problemi comuni causati dalla memoria che si verificano durante l'utilizzo del PC sono problemi di no post all'avvio ed appaiono messaggi con codici di errore di memoria anche tramite beep sonori o LED lampeggianti. Il sistema è lento, si blocca e appaiono errori di blue screen. Appaiono messaggi di errore sullo schermo relativi a interruzioni di memoria, sovraccarichi, dimensioni non sufficienti o problemi di lettura. Puoi avere anche problemi durante l'installazione del sistema operativo o di un nuovo software. La prima cosa da fare è controllare la memoria, se possibile tramite la diagnostica hardware in preavvio chiamata EPSA. Appena accendi il tuo laptop, premi il tasto F12 ripetutamente mentre si avvia. Quando appare il menu di boot, scegli Diagnostic. Il sistema eseguirà circa 15-20 minuti di autoverifica hardware. Se uno di essi fallisce, segnati il codice errore che potrai confrontare con la tabella sul nostro sito di supporto. Una volta completati i controlli automatici, ti verrà richiesto se vuoi eseguire ulteriori test specifici della memoria, che richiedono circa altri 30 minuti. Se tutti i test vengono superati correttamente, puoi procedere direttamente alla risoluzione dei problemi del software. Trovi altri video di supporto qui sul nostro canale che possono esserti utili. Se dai test non sono stati segnalati errori, prova questi passaggi. Rimuovi la barretta di memoria RAM dal PC e installalo su un altro PC ed accendilo per vedere se funziona correttamente. Se l'altro computer funziona senza problemi, vuol dire che il problema è lo slot di memoria o la scheda madre. Puoi anche provare ad usare un'altra memoria RAM. Ovviamente che sai sia funzionante. Installala nel tuo PC e prova a vedere se funziona. Se con questa memoria di RAM il PC funziona, vuol dire che la tua barretta è difettosa e quindi deve essere sostituita. Prova a cambiare la disposizione delle memorie. Se il sistema ha più di una barretta di memoria installata, puoi intercambiare le tue barrette di memoria tra loro. Se non le hai, procuratene una ad un altro PC. Per il processo di scambio, modifica l'ordine di memoria. Sposta la DIM A sullo slot 2 e DIM B sullo slot 1. Prova tutte le combinazioni possibili, utilizzando tutte le barrette di memoria con tutti i diversi slot disponibili. Testa anche le barrette di memoria singolarmente, su ogni slot, così da escludere ogni dubbio. Ti consigliamo eventualmente di valutare l'aggiornamento della memoria. Abbiamo un video su questo tema qui sul nostro canale di supporto, oppure consulta il manuale dell'utente del tuo sistema sul nostro sito di supporto. Se dopo aver completato tutti questi passaggi non hai identificato alcun errore per gli slot o per i moduli di memoria, allora creati il backup di tutti i file e preparati a fare un'installazione pulita del sistema operativo. Anche per questo puoi trovare differenti video qui sul nostro canale. Se hai ottenuto un codice di errore dalla diagnostica o non sei riuscito a risolvere i problemi riscontrati, puoi scriverci sulle nostre pagine social Facebook e Twitter o lasciando un commento qui di seguito. Se ti è piaciuto il video, ovviamente fai like e iscriviti al canale. Ciao e a presto!